che stava arando, cioè praticamente stava finendo sulla costa. Stavamo per finire a Scogli. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa, con la quale stiamo navigando nel Mediterraneo, al momento in Croazia. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed il regno dello spirito. Nell'episodio precedente ci siamo scontrati con la realtà dei salatissimi prezzi per gli ormeggi in Croazia. Oggi lasciamo la città di Lesina e ci spostiamo in una baia nella natura che speriamo sia riparata dal brutto tempo. Spoiler, non lo è affatto. Dopo vari tentativi, finalmente siamo sistemati in un bel ancoraggio, abbiamo dato 40 metri di catena e abbiamo portato le cime a terra e il vento nei prossimi giorni dovrebbe arrivare dalla nostra poppa, quindi siamo tranquilli, siamo anche ridossati in questa baia da questa collinettina. Abbiamo fatto un primo ancoraggio, è andato Messa a portare le cime a terra, nuoto ovviamente, c'era vento, quel posto non ci piaceva, allora poi sono andata io a prenderle e poi abbiamo ancorato di nuovo e qua sono andata a portarle e poi sono tornata indietro. Adesso sembra che sia tutto a posto. Il problema nel primo ancoraggio è stato un po' che ci siamo dovuti mettere in un posto non proprio perfetto, perché c'erano diverse barche che avevano dato ancora ma stavano alla ruota, quindi non avevano portato le cime a terra e occupavano tanto spazio, perché quando il vento gira la barca ha un raggio molto grande, invece se ci portano le cime a terra le barche si possono mettere diciamo una vicino all'altra. Però fortunatamente queste due barche se ne sono andate e noi ci siamo potuti ormeggiare qui. Adesso vado a preparare il pranzo. E così abbiamo trascorso una bella domenica pomeriggio tra lettura, relax e pianificazione per la nuova settimana. Ma ci sono cose che non si possono pianificare. Stamattina ci siamo svegliati con una bella pioggia, era abbastanza carino in realtà essere in barca in mezzo alla natura con la pioggia, però adesso stanno arrivando parecchi temporali. Allora, noi siamo venuti in questa baia perché per i prossimi 2 o 3 giorni è previsto vento da quella direzione, quindi siamo rilassati, abbiamo le cime a terra, siamo ormeggiati benissimo. La questione è che il tempo, il meteo è molto instabile e ci sono diversi temporali che girano e ce n'è uno tra quest'isola e l'isola di fronte che sta sparando vento proprio dall'imboccatura di questa baia. Noi abbiamo dato molta catena, abbiamo ancorato in un punto che sembrava essere sabbia, insomma siamo sicuri, però per esempio c'era un'altra barca che ha dato ancora un po' più avanti che stava arando, cioè praticamente stava finendo sulla costa e hanno anche perso il loro gommone, poverini, ma sono riusciti a recuperare tutto. Adesso credo che vadano via o provino ad ancorare di nuovo. Hanno ritentato l'ancoraggio, ma l'hanno fatto proprio sulla catena della nostra ancora, troppo vicino a noi. La barca qui davanti a noi, la barca a vela, sta cercando di salpare l'ancora, ma si è incagliata, non riescono a tirarla su. E io spero solo che non sia ingarbugliata intorno alla nostra, perché altrimenti è un pasticcio per tutti, soprattutto con questo tempo. Messe fuori, io incrocio le dita. Su Alba, in mare, in barca, grandi avventure già a partire dalle 7 del mattino. Ci siamo preparati per ritirare le cime e accendere il motore nel caso in cui le cose si fossero messe davvero male. Eravamo già troppo vicini agli scogli per perdere tempo. Ma per fortuna i ragazzi sono riusciti a liberarsi senza portarsi dietro la nostra ancora. E noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Come va? Abbiamo superato le condizioni peggiori e adesso speriamo che arrivi un po' di sole fra poco. Mess, ricordatelo questo ottimismo, tienilo per dopo. Sono un po' confusi forse. Anche loro.
stiamo qui, stiamo sotto coperta, insomma facciamo le nostre pratiche di hygge, quindi accendiamo le candele, beviamo bevande calde, tutto quanto, chiaramente rilassati, ma non troppo, sempre con un occhio a quello che succede fuori. Comunque dovrebbero passare questi temporali e poi lasciare spazio al vento da quella direzione dal quale siamo ridossati. In base al piano che avevo fatto per la mia settimana, al mattino presto mi sarei dedicata al mio progetto di scrittura, per poi iniziare a lavorare al computer verso le 9. Ma il temporale non me ne ha lasciato il tempo, e così ho dovuto rinunciare alla scrittura e fiondarmi al computer. Vivere in barca dà tante gioie, ma toglie anche molta prevedibilità alla vita quotidiana, al punto che molto spesso gli imprevisti occupano tutto il nostro tempo libero. Noi che ieri volevamo tanto prendere l'acqua, adesso l'abbiamo ricevuta da un'altra parte. Stiamo anche cercando di raccoglierla qua con un secchio. Comunque speriamo che il peggio sia passato, questo temporale che è rimasto lì sopra su questo stretto per parecchio tempo, adesso sembra essersi spostato. Ma noi ci sforziamo di prendere anche l'inaspettato come spunto per crescere. In questo caso abbiamo accettato la situazione per quella che era e fatto di tutto per avere una bella giornata equilibrata in barca, senza stressarci per quello che non siamo riusciti a fare a causa del temporale. Dopo pranzo abbiamo lavorato ancora 4-5 ore al computer e adesso vorremmo scendere a terra, andare a fare due passi e muoverci un po' perché siamo stati tutto il giorno qua dentro. C'è una parte di me che vorrebbe rimanere qui e scrivere, fare quello che non ho fatto stamattina per portare avanti il mio progetto di scrittura, ma Mess mi ha convinta a scendere a terra in questo spiraglio tra temporali, spiraglio di sole, c'è un pochino di sole. Penso che fare una camminata ci possa fare bene. La baia dove siamo ancorati si trova lungo la costa nord dell'isola di Lesina, o Hvar, spero di averlo pronunciato in modo accettabile questa volta. Lungo il sentiero abbiamo incontrato una coppia di asini che ci ha scortati per tutta la passeggiata. E uno di loro era molto interessato ai pantaloncini di Mess. Abbiamo fatto bene a scendere a terra. Muovere il corpo è importante per mantenere una vita equilibrata. E l'equilibrio è quello che ci permette di prendere le decisioni giuste quando ancora una volta arrivano imprevisti. In questo caso un altro temporale improvviso, e questo molto più forte. Abbiamo avuto una bella mezz'ora di azione perché quando siamo tornati alla baia dopo la camminata i nuvoloni neri hanno ricominciato a coprire il cielo e un altro temporale ha iniziato a sparare vento. Si sono formate di nuovo onde, la catena era super super tesa, le raffiche di vento hanno iniziato a spostarci indietro e stavamo per finire a scogli perché quando la barca è ancorata con le cime a terra, si è molto vicini a terra, basta arare per un paio di metri per finire sui bassi fondali e sugli scogli. Quindi abbiamo ritirato subito le cime alla velocità della luce, acceso il motore, tirato sull'ancora e abbiamo preso un gavitello che avevamo notato, eravamo andati a vedere anche con la maschera, quindi una boa collegata ad un blocco di cemento sul fondo, ci siamo attaccati lì, siamo al sicuro e ci godiamo il temporale.
Il temporale è stato intenso, abbiamo fatto bene a prendere il gavitello. La vita quotidiana in barca è poco programmabile e in generale pianificazione serrata e avventura non vanno molto d'accordo. Io per un periodo ho cercato di avere una vita prevedibile ma anche avventurosa. Volevo avere entrambe le cose, ma non ha funzionato. Allora ho dovuto imparare ad accogliere gli imprevisti e a gestirli senza abbattermi neppure quando essi distruggono i miei programmi. Come si fa? Ci si concentra sul presente e si fa quello che si deve. Nel nostro caso significa stare di guardia, sistemare le cime e spostare la barca quando necessario. Questo è il prezzo dell'avventura. Ma, e qui viene la parte difficile, non dobbiamo abbandonare i nostri progetti personali. Dobbiamo cercare di dedicare il tempo che ci rimane a disposizione alle cose che sono importanti per noi. Ad esempio, io alla sera, quando tutto si è calmato, ho lavorato per un'ora al mio progetto di scrittura. Certo, non erano le 2 ore che avevo pianificato al mattino, ma è stato pur sempre un passo avanti. E mentre la mia mente si svuotava sul foglio, mi sono resa conto di avere cose più profonde da scrivere rispetto a quella mattina. Noi siamo molto più grandi del numero di ore che lavoriamo, siamo molto più forti degli imprevisti che ci capitano. Noi, nella nostra essenza, siamo energia che fluttua. Non possiamo imporre i nostri programmi alla vita. Possiamo solo danzare in un universo che saprà sempre coglierci di sorpresa. Rimanete a bordo per il prossimo episodio, in cui approderemo in una baia infestata da pirati e fantasmi.